Sembra che sa che cosa, in realtà è semplicissima. Ho fatto un porridge con latte di riso, fiocchi d'avena e dentro ci ho grattugiato 3/4 di mela. Poi ho messo un pochino di cannella, poca poca, e basta. Ho fatto cuocere e voilà, questo è il risultato. Poi decorato con le fettine di mela fresca, banana, altra cannella e un pochino di sciroppo di cocco. Spuntino di metà mattina, ovviamente con l'estratto. Allora, spinaci che non mancano mai, mandarini, un'arancia, ho un sacco di mandarini come vedete che devono essere smaltiti, la barbabietola e questo bel pezzetto di zenzero. Che buono! Non mi faccio vedere questa mattina perché sono imbacuccata sotto 20 strati di sciarpa, comunque è buonissimo. Al momento è la combinazione migliore tra quelli fatti, è veramente squisito. Buono, 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 non pensavo venisse così buono. Ogni volta gli estratti mi sorprendono sempre. Facciamo il bis. Questo è di Giampaolo, però se non si sbriga a venire a berlo me lo bevo io. Quanto è buono! Allora, per pranzo oggi pasta con le rape. Avevo segnato sul menu la pasta con le verze, ma mi sono poi ricordata di avere quella bustina di rape in frigo che doveva assolutamente essere consumata il prima possibile, quindi le ho messe in una padella. Adesso le vado a cuocere con un goccino di acqua. Allora, qua gli ingredienti per le polpettine, quindi cubetti di tofu, le olivette, queste sono quelle taggiasche denocciolate, e i pomodorini secchi, questi sono diciamo i tre ingredienti principali. Essendo le olive e i pomodorini conservati in olio, non andrò ad aggiungere altro olio. Allora, queste sono le polpettine, alla fine ho aggiunto soltanto un po' di pane grattugiato e nient'altro, quindi tofu, pomodorini secchi e olive. Stop! Ed ecco le polpettine pronte, guardate che carine che sono venute, sono buonissime, anche a Giampaolo sono piaciute un sacco, ha detto che ricordano addirittura le olive ascolane. Sono veramente facilissime da preparare, alla fine ho messo soltanto quindi tofu, olivette denocciolate, pomodorini secchi e poco pane grattugiato, frullato bene tutto quanto e niente, ho fatto le polpettine e le ho fatte rosolare. Semplici semplici e molto gustose, l'unico problema è che sono poche, quindi la prossima volta doppia dose. E anche la pasta è pronta, ho scelto di fare le farfalle con le rape e ho aggiunto come vedete anche dei pomodorini fatti a pezzettini piccolini, delle olivette, quindi ho ripreso un po' gli ingredienti delle polpettine e ho aggiunto qualche cubettino qua e là di feta che avevo in frigo. Guardate che bel piatto! Allora, sono nella mia postazione lavandino, devo lavare i piatti, però intanto che mi metto così a slavacciare, volevo parlare con voi dell'argomento del momento, ovvero i sacchettini biodegradabili della frutta e la verdura che si vanno a sostituire a quelli di plastica. C'è stata praticamente una rivolta che non avrei mai pensato su questi sacchettini, le persone li odiano e si sono proprio accaniti contro. Io vi avevo detto anche nell'altro video, penso di essere l'unica al mondo a cui piacciono e mi sa che è così. Non ho capito bene bene questa polemica in realtà da dove è nata. Tutti si lamentano del fatto che questi sacchettini adesso costino qualche centesimo, comunque è una spesa che prima non c'era e adesso c'è. Innanzitutto è una spesa che non se la sono inventate i negozianti, nel senso non è colpa dei negozianti del supermercato nello specifico che mette questi sacchettini a pagamento, ma è comunque stato un imposto. E poi si tratta comunque di pochi centesimi. Io capisco che magari uno dice sì, sono pochi centesimi, ma di sacchettini di frutta e verdura ne faccio talmente tanti che poi
durante l'anno, insomma, ne accumulo parecchi. Alla fine, anche quei 2 centesimi di sacchettino magari iniziano a essere una spesa per me. Ok, giusto il ragionamento. Io sono la prima che risparmia, su tutto, cioè, oddio, su tutto, su quello su cui si può risparmiare, risparmio. Anzi, dovrei risparmiare molto di più. Comunque, questo è un altro discorso. Però si tratta comunque di sacchettini biodegradabili. Io sono molto contenta, infatti, che ci siano, perché con un costo bassissimo in realtà riesco a portarmi a casa un sacchettino di plastica. E sono molto contenta del cambiamento che è stato fatto, perché avevo visto un documentario, peraltro molto interessante, proprio sulla plastica, dove spiegava che il vero problema erano le bottiglie e proprio questi sacchettini, molto leggeri, di questo materiale plastico molto leggero, della frutta, la verdura e tante altre cose. Un attimo. Quindi sapere che magari nel mondo qualcosina potrebbe iniziare a cambiare, ci potrebbero essere meno rifiuti di questo genere, a me comunque fa molto molto piacere e li pago volentieri quei centesimi di sacchettino. Peraltro, parentesi, non ho mai trovato ancora sacchettini sopra i 2 centesimi, li trovo sempre solo a 1 centesimo, quindi veramente pochissimo. E poi questi sacchettini mi permettono di fare la differenziata dell'umido, che si presuppone facciamo tutti, vero, vero? Dunque, la differenziata dell'umido, davvero, spero che la facciate tutti. Io poi sono forse anche più motivata, perché con la campagna faccio tutto quanto il compost e quindi porto sempre l'umido in campagna. Mi fa davvero molto comodo. Però, a parte questo, è comunque un rifiuto che va differenziato ed è giusto che venga differenziato nelle sue bustine. Quando dobbiamo andare a comprare le bustine che non si trovano sotto i 10 centesimi, o meglio, io quelle più, il costo più basso che ho trovato sono state 7 centesimi a sacchettino, cioè, perché incavolarsi tanto? Utilizziamo questi sacchettini per fare il nostro compost, anziché andare a comprare le bustine al supermercato biodegradabili. Qual è il problema? Veramente è una cosa che mi sfugge, non ho capito. È come se ci avessero fatto un torto. Non è un costo paragonabile a una bolletta che aumenta, a, che ne so, un altro costo che il governo ladro ha voluto mettere a noi poveracci per intascare i soldi. È un costo un po' diverso, secondo me. E ripeto, sapere che magari da qui a qualche anno un botto di plastica potrebbe essere ridotta, a me fa veramente tanto piacere. È vero, sono sacchettini molto molto più fragili degli altri, di magari quelli che si comprano biodegradabili fatti apposta per la differenziata, però chi se ne frega, cioè 2 centesimi contro 7-10 centesimi del sacchettino comprato, se dobbiamo proprio stare a guardare il costo, direi che convengono. Non lo so, volevo dirvelo, volevo farci delle storie su Instagram, ma sapevo che sarebbe venuto incarticato, perché lì con 10 secondi a storia faccio sempre un casino, quindi ho pensato, ah, lavo i piatti, approfitto, e sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate, se questa cosa vi è piaciuta, non vi è piaciuta, e se non vi è piaciuta la motivazione, perché sono davvero molto curiosa. Comunque, questa era la mia idea. Io non lo so, sono l'unica a pensare così, penso di no, spero di no. E basta, adesso io finisco di lavare i piatti, da sola però, perché il mio discorso è finito, quindi mi annoierò da sola. Ah, aspettate, ho finito. L'ho insaponati tutti. Ma dai. Comunque, parlare effettivamente fa passare il tempo. Pensavo di avercene ancora, invece ho finito. Adesso devo soltanto sciacquarli. Brava! Allora, ho fatto 30, facciamo 31, pulisco il frigo, dato che ieri non sono riuscita a pulirlo e,
Sto cercando nell'ultimo periodo di tenere il frigo quanto più pulito possibile, quindi non solo ordinato, ma anche pulito proprio per una questione di igiene. Poi comunque nel frigo si mantengono tutti quanti gli alimenti, quindi secondo me tenerlo pulito è veramente fondamentale. E dato che proprio negli ultimi giorni non sono riuscita a sistemarlo come avrei voluto, approfitto oggi, quindi mi prendo un altro po' di tempo prima di rimettermi al lavoro e facciamo questa cosa che odio, in tutta sincerità odio, ma è da fare. Allora, per pulire il frigo, la prima cosa che faccio è quello di svuotarlo completamente e mettere sul tavolo tutto quello che ho, quindi barattoli, barattolini, verdure, nel frattempo che lo svuoto, eventualmente buttare quello che magari non è più buono o ad esempio i barattoli che sono rimasti con pochissime cose dentro, cerco di eliminarli e cose del genere. Quindi, iniziamo. Allora, frigo vuoto. Adesso quello che farò sarà ovviamente pulirlo bene bene bene. Ho sempre utilizzato dei prodotti che trovavo ad esempio da acquasapone, diciamo prodotti da supermercato, proprio per pulire il frigorifero, quindi specifici, magari antimuffa e cose così. Però dato che all'interno si conservano gli alimenti, ultimamente sto preferendo molto di più i prodotti naturali. E diciamo che li sto utilizzando molto di più in generale in tutta la cucina, se non quasi tutta la casa. Adesso infatti vi faccio vedere la miscela, diciamo il mix per pulire che sto utilizzando io a base d'aceto. È facilissimo, probabilmente molti di voi già lo conoscono e mi ci trovo molto bene. L'aceto mi piace tantissimo, pulisce veramente veramente bene. Sono sempre stata molto scettica a riguardo e invece lo sto rivalutando veramente tanto. E la cosa che mi piace è che sì, puzza inizialmente, sa proprio d'aceto. Ma va, uso l'aceto e sa d'aceto. Però è anche un odore che se ne va molto velocemente, quindi non rimane persistente. Quindi vi faccio vedere che cosa preparo. Utilizzo uno spruzzino, potete utilizzare quelli dove ci sono ad esempio i prodotti per pulire i vetri, i detersivi, quando finiscono li potete utilizzare o altrimenti li comprate. Questo l'ho preso dai cinesi, penso che non è costato neanche 50 centesimi. Poi appunto aceto, utilizzo quello di vino perché quello di mele è finito, dato che l'aceto così bianco lo utilizzo soltanto per pulire, mi ero sbagliata, avevo preso una bottiglia di quello di vino e sinceramente mi dispiace non utilizzarlo, quindi lo sto utilizzando per pulire, mi trovo bene, quindi non credo che in realtà ci siano grosse differenze tra aceto di mele e aceto di vino. Comunque, aceto, poi metto l'olio essenziale di limone, lo metto perché è un disinfettante ed ha anche un ottimo profumo. Un altro olio essenziale molto indicato per pulire è il tea tree oil, che ultimamente, quante volte sto dicendo ultimamente? Non lo so, comunque ultimamente a me dà un po' fastidio come profumazione, è un po' troppo forte, non lo so, sarà che ho fatto il pieno quest'estate, però niente, faccio un po' difficoltà ad utilizzarlo per la profumazione, però se vi piace, se la tollerate, ve lo straconsiglio perché è un ottimo disinfettante, quindi potete utilizzarlo molto bene. Per chi me lo chiederà, questi oli essenziali io li prendo da Aromazon e quello di limone si può anche utilizzare in cucina nelle preparazioni, quindi si può anche mangiare. Comunque, detto questo, oli essenziali, aceto e poi acqua. E vado a fare così: imbuto, vado a mettere due parti di acqua, utilizzo una tazzina come unità di misura. E una parte e mezzo di aceto. Ok,
poi le gocce essenziali. Qui vado in realtà un po' ad occhio. Se vi dovessi dare un'indicazione come quantità, direi che su 2 tazzine di acqua e 1,5 di aceto ne metterei una ventina più o meno. Quindi orientativamente 20 gocce di olio essenziale. E la miscela è pronta. Bene, frigo pulito, adesso posso iniziare a riempirlo di tutte quante le cose che devo mettere dentro. Allora, lavoro finito, ho organizzato bene il frigorifero, dunque iniziamo dalle verdure. Le verdure nelle buste le lascio appunto nelle loro buste, facendo attenzione a lasciarle aperte. Infatti, se avete ad esempio delle insalate appena comprate o qualcosa comunque in busta, apritele, altrimenti all'interno si crea troppa umidità e potrebbe danneggiare la verdura. Quindi verdure, in questa scatolina ho messo i funghi, anche in questo caso li lascio aperti, altrimenti si ammoscerebbero subito. Qui ci sono le barbabietole, zucca, e in queste 2 scatoline ho messo le carote, il cipollotto, la verza, limoni, l'insalata che mi era rimasta, il radicchio anzi che mi era rimasto e i ravanelli. Poi andiamo sopra, ho messo in questa ciotola la rucola che ho protetto da un foglio di carta bagnata in modo da mantenerla fresca. Qui c'è la pasta fresca, le pianine. Poi qua in alto invece metto tutte le cose che non sono verdure e utilizzo tutti i giorni. Qua ci sono quei pochi formaggi che mangio, soprattutto in realtà i formaggi li mangia Giampaolo, la feta è la sua, ricotta laggiù in fondo, il tofu, le uova. E qua sopra ho messo 2 scomparti di questi di plastica molto comodi. In questi 2 tengo tutte le cose che devono stare in frigorifero ma che non utilizzo molto spesso. Quelle che invece utilizzo più spesso, ad esempio le olivette, le mangio molto spesso e le lascio fuori, perché qui altrimenti farei difficoltà ad andare a prendere anche in fondo tutte quante le cose. Quindi qua metto quello che non mangio tutti i giorni. Qua la stessa cosa, le cose invece che mangio a colazione, in realtà quasi tutte le mattine almeno, e che le mangia quasi tutte le mattine anche Giampaolo, la marmellata di mia mamma, buonissima questa, nocciolata, laggiù in fondo c'è il burro d'arachidi, i datteri che ho messo in questa scatolina. E qui ho fatto 2 scatoline con quella in basso, la salsa di cui avevo perso il coperchio, e i ceci che avevo aperto qualche giorno fa. Tutto quello quindi che non aveva un coperchio ho cercato di metterlo all'interno di un contenitore per mantenerlo chiuso. Missione frigo compiuta, sono molto molto soddisfatta. Ormai sono le 6, mi vado a fare una piccola merenda perché sto morendo di fame. Volevo fare qualcosa di più articolato, in realtà poi ho scelto di fare una cosa super semplice. Pera tagliata a cubetti con una spolverata di cannella e un po' di succo di limone, veramente semplicissima. E intanto che me la mangio vado a rispondere a un po' di commenti, faccio una piccola pausa e approfitto anche perché sono rimasta parecchio indietro. Intanto la cena di oggi è in preparazione, ho messo su una zuppa utilizzando la zucca che avevo in congelatore, funghi, ho messo una patata e infine ho messo anche una carota, del cipollotto e del dado. Il dado, come sempre, quello nostro fatto in casa, buonissimo e profumatissimo. Adesso questa zuppa diventerà una specie di vellutata. All'interno andrò a mettere un pochino di latte di soia per frullare tutto quanto.
E questo è il risultato dopo aver aggiunto il latte. Ho messo circa 2 bicchieri di latte di soia, mi raccomando al naturale, e basta, è facilissima e ha davvero un bellissimo aspetto che purtroppo, come al solito, in video non si capisce. È molto più colorata, qui sembra più pallida, però è veramente bellissima. Ed ecco qua zuppetta impiattata, guardate quanto è carina, volevo decorarla un po' meglio ma non mi è venuta una grande decorazione. Comunque ho aggiunto un filo d'olio crudo, delle erbette aromatiche miste e qui un pochino di paprika che con i funghi e le patate ci sta benissimo, quindi l'ho messa. Mi sono anche messa praticamente il pigiama perché oggi sono davvero KO, sono stanchissima, non vedo l'ora di andare a dormire, quindi si vede dalla mia faccia che sono veramente arrivata. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!